Ciao a tutti ragazzi, bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Devil May Cry 4 Special Edition. Dunque, nell'ultimo video ho terminato la missione 4, abbiamo sconfitto la rana gigante Bael e adesso dobbiamo proseguire appunto con la missione 5. Andiamo avanti senza indugi, prima di cominciare però vi ricordo come al solito se il canale vi piace di condividerlo sui social e con i vostri amici. Tra l'altro ho già controllato le abilità, abbiamo sbloccato un po' di cosette nell'ultimo video, ma al momento non ho abbastanza appunto anime fiere per poter prendere dell'altro. Ho sbloccato lo Snatch 2 che almeno prendiamo i nemici da media distanza, e con lo Snatch 3 invece li prenderemo da una grande distanza, vedete, molto meglio. Eventualmente magari mi metto a fare qualche missione in solo per ottenere le anime fiere e prendere qualche potenziamento in più, ma lo valuto poi. Andiamo avanti, ragazzi. Qua ci sarà subito l'intro di un nuovo nemico ora. Ho sbloccato l'Exe di livello 3 come potete vedere, ma non posso effettuare il Max Act perché non l'ho ancora sbloccato. Il Max Act è appunto quello che tiriamo il colpo con la spada, con la Red Queen, premiamo L2 e si carica tutto l'Exe in un colpo solo. Ecco qua i nuovi nemici. Molto bello il design. Salve. Con loro è molto utile utilizzare il braccio per tirarli fuori dal mantello e fargli danni, eh? Perché diciamo che il mantello alla fine è una loro protezione, eh? Guardate, ora vi faccio vedere. Vedete? Per questo è molto buono utilizzare il braccio, eh. Infatti io faccio sempre così. Ho sbagliato. Ah, perdonatemi. Bravo. Utilizzando appunto il braccio di Nero, il Devilbringer, ritiriamo fuori e possiamo metterli in combo. Cioè, vanno, escono dal mantello anche dopo che li abbiamo colpiti, ma si fa prima col braccio, secondo me. Qua, se volete, potete distruggere questi per i Red Ops. Però non siete obbligati, ovviamente. Ma la tocca un po' di vita, quello è buono. Oh, vedete, tutta un'altra vita. Ora appunto ho sbloccato il potenziamento, quello della corsa, che ci permette di andare più veloci. Qua. Ecco, quelli, devo essere sincero, ragazzi, non mi ricordo. Come cazzo fare? Avrei un'idea, ma non so quanto è fattibile. Proviamo. No, ho sbagliato, perdonatemi. Poi la visuale non è che mi aiuta qua. No, perché non me lo fa? Forse ho capito. Così. Oh, qua, vedete che il braccio di Nero brilla ora? Quando siamo vicino a un segreto. Vorrei salire là, in teoria si può fare così, però non... Ma no, perché mi ha fatto quella, puttana la... puttana la M, che non è la merda, ma è un'altra cosa, non lo dico, avete già capito. Ok, il problema è andare di là. Ma vaffanculo, pensavo di poter stare sul bordo. Vabbè, sti cazzi, comunque avete visto come si fa. E dopo dovete eventualmente utilizzare questo per andare a prendere gli altri. Il Gold Orb e così via, la sfera dorata. Qua
Però dovrebbe esserci una stanza nascosta, vedete, molto utile per scovare le stanze nascoste. Però questa sfida era difficile, se non sbaglio non la posso fare ora. Sali nella classifica dello stile senza usare attacchi. Ok, però non mi ricordo come si fa. Non mi ricordo come si fa. Ah! Come si faceva? La provocazione. No, no, non è la provocazione. Ragazzi, non mi ricordo come si fa questa. Non me la ricordo. La perdo, dai, in qualche modo. Come cazzo? Non mi ricordo. La facciamo eventualmente poi. Non ho la più pallida idea, non mi ricordo come si faceva a salire senza usare attacchi, sinceramente. Ricordavo la provocazione, ma non, a quanto pare no. Andiamo avanti, va. Buongiorno. Sì. Ma vaffanculo, tua mamma. Ah, che due coglioni, mi sto impastidendo. Ma allora... Ah, che palle. Ok. Un'altra stanza segreta, vedete che ve l'avevo detto che in alcune missioni c'è più di una missione segreta da fare. È molto importante, come potete vedere, distruggere gli oggetti perché troviamo anche la vita, no? Se non la dobbiamo ripristinare. Questa, boh, non mi ricordo qual è, vediamo. Manovra le girospade e distruggi qualsiasi cosa. Questa era a tempo, che due coglioni. Infatti. Però devo ricordarmi dove sono tutti e cinque. Abbiamo, vabbè, 2 minuti. Qua c'era qualcosa da distruggere. Sì, lì, porca puttana. Ok, distrutto, devo andare avanti. Gli altri tre dovrebbero essere di là, almeno lo spero. Questa forse è già fattibile adesso, però... Un'altra è lì, non so se faccio in tempo, ragazzi. Facciamo così. E un'altra è là. Facciamo prima quella. Ok. Forse facciamo in tempo, eh? Sì, faccio in tempo. Questa era già più fattibile dell'altra, che non mi ricordo come cazzo si faccia. Benissimo, prendiamo il nostro frammento di Blue Orb. E questa è fatta. Un secondo che bevo.
Cioè, ah, è vero, qua. Qua c'era un po' di roba da prendere. La visuale qua non mi aiuta. Bene. Bene, non mi ricordo se. Qua la visuale non mi fa capire un cazzo, però, eh. Ok, non mi ricordo se c'era un altro Blue Orbs qua da prendere, sinceramente. Guardate che dopo tanto possiamo tornare su, dopo aver ottenuto il talismano alato, vedrete. Ora pensiamo ai nemici. Ah, mi colpisce. Sapevo. No, ho sbagliato, cazzo. Prendiamo questo, perfetto. Peccato veramente che non abbiano fatto, secondo me, un upgrade per PS5 per Devil May Cry 4. Talismano nato. Talismano creato da una piuma d'angelo cristallizzata. Può provocare un effetto divino su certi oggetti. E ora possiamo appunto usare queste pedane per tornare sopra. Lì sono stato qui, non mi ricordo. Sì che sono stato. So che vi può sembrare una pirlata sotto certi punti di vista, questo pezzo mi ricorda un po' Pandemonium. Quando c'erano dei punti dove c'erano delle specie di salti così da fare. Mi sembra di essere stato dappertutto. Qua sono stato? Eh sì, cazzo. Torniamo su. Ok. Mi sono già preparato, non mi ricordo se escono i frost. Buongiorno. No! Dai, pezzo di merda! Stavo facendo delle buone combo, vaffanculo, va! Tutta colpa di sta merda! Vieni qua, merda umana. Questo è un problema, quando escono dalla visuale è una merda, no? Questa è una vera merda perché io non riesco a prenderlo, no? Cioè, al di là del muro e non riesco a prenderlo, peccato. Vabbè, fa niente. Vedete, puntando già capite dove sono i nemici.
E culo. Ciao ciao. Oh, un altro. Merda. Arrivederla. Arrivederla, grazie. Ma c'è qualche problema con la visuale? Ma fatemi controllare una cosa. Ma che cazzo. No. Ho invertito la visuale senza accorgermi. Visuale orizzontale invertita. Visuale verticale normale. No, ma scusatemi un attimo, normale, ma se con su guardo giù, come cazzo fa a essere... Sapete che io uso quella invertita così, ma questa qua uso quella normale. Bah, non... Scusatemi, sono giù, guarda su, ma c'è qualcosa che non va. Perdonatemi un secondo. C'è qualcosa che non quadra qua. Ma l'ha salvata l'opzione? 2 ore qua al menù, minchia. Ora sì, cazzo. Su, guarda su e giù, guarda giù. C'era qualcosa che non andava. Non mi ricordo se qua c'è un blue orb da qualche parte. Ma no, mi brillerebbe il braccio. Mi vilerebbe il braccio. Ma li prendi, Nero? Sei rincoglionito? Ma se vado di qua appare qualche nemico? Non penso, dai. Una mia curiosità. No. Forse mi è venuto in mente dove devo andare. Vabbè, già che siamo qua. No, stavolta non mi freghi. No! Io non dovevo andare qua, ma fa niente. Dovrebbe essere dall'altra... Devo tornare nella stanza principale, sostanzialmente. Qua, forse. Esatto, vedete, il talismano lato sta vibrando, deve essere una reazione a qualcosa presente in questa stanza. Però... C'è un però. Poi in alto. Vediamo se riesco a ricordarmi come cazzo fare. Ok. Di Red Dwarf ne abbiamo anche abbastanza, inutile starle a distruggere le robe. Opla. Che figo il braccio di Nero, mamma mia. A parte che io Nero lo adoro, veramente lo adoro. Sotto certi punti di vista lo preferisco anche a Dante. Nonostante Dante sia ovviamente più stiloso, e quello è ovvio.
abbiamo finito la missione. Mi fermo qui per oggi. Come ho detto, farò una missione. Un video, una missione. Un video, una missione, ragazzi. Creed è un grande personaggio, per ora non vi dico niente in merito, ma è un grande personaggio. You have awakened. Credo. My men are currently in pursuit of Dante. It is only a matter of time before his location is revealed. He came to us. It was fortunate I was able to participate in the ascension ceremony. Agnus fa di quelle facce che mi fa morire da ridere, ragazzi. You look magnificent. You sent that cocky kid Nero to find Dante? You question my command? Yes! Watch out before me! Should he stumble upon my research facility? Our priority is to capture Dante. Why, you... Credo. Yes, Your Holiness. Gather everyone. I must ease their minds on this matter. Of course. Non so se avete notato la spada di Credo. È molto simile alla Red Queen, mi pare, solo che è dorata. Non so se ci avete fatto caso. Mi va benissimo, tanto come ho già detto, il punteggio non è una cosa che mi interessa, sinceramente. Avevo già preso le S all'epoca, quindi. Bene, ragazzi, io mi fermerei qui. Video breve. Nel prossimo video faremo la missione 6. Resurrezione. Poi magari avevo tempo anche di farla in... ora, cioè nel senso avevo ancora 40 minuti di tempo, più o meno, qualcosa meno. Però appunto preferisco farlo con calma, avere quell'oretta per prendermi, insomma, per giocare tranquillamente, no? Bella ragazzi, spero che questo video di Devil May Cry 4 Special Edition vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Alla prossima.